il primo evento a Napoli, creando con la sabbia. Veniamo ad ammirare come prendono forma le maxi sculture di sabbia realizzate da artisti di fama internazionale. Stamattina siamo qui sulla meravigliosa passeggiata napoletana. Entriamo all'interno della tensostruttura. Seguite il nostro servizio, che veramente vi vogliamo sorprendere con effetti speciali stamattina. Allora, buongiorno amici e amiche, siamo con Fabio Roberto, direttore commerciale e amministratore di questa straordinaria idea, perché di un'idea straordinaria si tratta. La diretta è bellissima. Questa è sicuramente un'idea innovativa, molto interessante. A noi ci piace coniugare il business, diciamo così, volgarmente, con la cultura e con qualcosa di positivo per questa città. L'arte. L'arte, sicuramente. Napoli è una città che è diventata sempre più una città di grandi eventi e noi ci vogliamo, ovviamente, vogliamo dare il nostro contributo a questo filone, a questa città. In che modo? Portando delle cose innovative che si fanno in giro per il mondo, portarle anche qui a Napoli. Perché Napoli è una città che sicuramente merita un grandissimo spazio, un bellissimo scenario, e quindi vogliamo dare il nostro contributo con la nostra società. Va benissimo. Adesso non posso sbagliare, quindi Fabio, stiamo aspettando praticamente il primo cittadino. Luigi De Magistris verrà stamattina a salutarvi. Sì, stamattina il sindaco ci onorerà che verrà a vedere la nostra tensostruttura, dove in settimana ci sono stati scultori internazionali, e questo è uno dei primi eventi che abbiamo organizzato qui a Napoli, e il prossimo sarà a Piazza del Gesù con il presepe, lo anticipo, il presepe napoletano in ghiaccio. E con l'aiuto dell'amministrazione stiamo cercando di mettere su un qualcosa di carino per la nostra città. Una serie di eventi nuovi. L'unica cosa che non siamo riusciti a fare è intervistare gli artisti, che pare siano dovuti partire per Taiwan, dove hanno un'altra exhibition. Esattamente, noi abbiamo questi due artisti, in realtà abbiamo organizzato un evento nell'evento. Nella settimana precedente c'era la possibilità di guardare gli artisti, di vederli all'opera, quindi come prendevano forma queste sculture bellissime, queste sculture di sabbia. E poi ovviamente loro sono impegnatissimi, sono in giro per il mondo, adesso andavano a Taiwan, poi andavano in Cina, e quindi... però oggi è possibile già vedere le sculture completamente finite. Buongiorno amici e amiche, siamo con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lungomare liberato sta dando i suoi frutti, una straordinaria iniziativa di livello internazionale, sindaco. Sì, è molto bella, molto originale, sta bene sul lungomare liberato, ma in queste ore io sono soddisfatto dell'intera città, che sta dando una grande prova di potenza, di umanità, di voglia di vivere, di tantissima capacità di accogliere centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Quindi siamo davvero soddisfatti, più iniziative di queste ci sono, più siamo contenti. Quindi un grande passo avanti anche per la maturità della città. Sì, la città è matura perché si sta tirando fuori con le proprie forze, quindi questo che state vedendo e che sta accadendo è tutto made in Naples, è tutto merito dei napoletani, tutto merito della nostra forza, della capacità di stare uniti e di superare ogni ostacolo, perché quando c'è voglia, c'è determinazione, c'è potenza, c'è energia, c'è umiltà e c'è passione, ogni ostacolo si supera. Allora, assessore Episcopo, buongiorno, una bellissima iniziativa di levatura internazionale. Lei è assessore al patrimonio. Questo è patrimonio di Napoli. Allora, assessore all'urbanistica, ma naturalmente l'urbanistica guarda assolutamente a tutto questo. No, una bellissima iniziativa, un'iniziativa di livello internazionale, ma come tante altre che in questo momento stanno affollando il nostro territorio e sono presenti nel nostro territorio, perché Napoli sta ritrovando tra mille difficoltà, tra mille problemi, ma sta ritrovando una forza che oramai ce lo dicono dappertutto e di livello internazionale. Anche le stime che abbiamo avuto in questo ponte pasquale, in questo fine settimana pasquale, testimoniano davvero un rinnovato impegno e interesse nei confronti della città, quindi siamo contenti, andremo avanti in questo modo, perché è qualcosa che nasce davvero poi, ecco, dagli imprenditori, ma in relazione anche a tutto quello che la collettività sta riscoprendo della propria città, ed è un momento molto bello per questa città. Va benissimo, grazie.